Ciao a tutti e bentornati su Katie & May, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare la borsa che avete visto all'inizio video, ovvero la falabella. Non vi dico quanti di voi mi hanno richiesto questa tipologia di tutorial, ovvero la falabella tutta completamente in filato, quindi siccome ce l'avevo in lista, ho del tempo libero, diciamo, ho deciso di realizzarla, quindi avremo bisogno innanzitutto di filato. Qualsiasi filato va benissimo perché, come sapete, io vi metto anche la misura in centimetri, quindi se utilizzate un filato diverso dal mio potete tranquillamente basarvi sulla misura in centimetri. Vi consiglio almeno 500 grammi di filato, io questi ho e questi utilizzo. Comunque non la farò tanto grande, però volendo voi potete farla più grande o più piccola rispetto alla mia, non ci sono problemi. 2 metri di catena, ho solo questi, quindi devo farmeli bastare. Uncinetto 3,5 nel mio caso, ma voi dovete adattarlo al filato che utilizzate. Ago tirafettuccia che ci servirà per unire la catena al corpo, al pannello della nostra borsa. Fodera e termoendurente lo lascio proprio da parte perché la falabella è la borsa più morbida che esista, penso. Comunque io la lascerò morbida perché mi piace morbida. Quindi ci armiamo del nostro uncinetto e iniziamo subito. Bene, so che sto utilizzando un filato di un colore non proprio amico del video, però cercherò di settare le luci in modo che comunque i passaggi siano ben visibili, i punti ben visibili. Speriamo di incrociamo le dita, però io voglio realizzarla di un colore scuro. Comunque, andiamo a crearci il nostro cappietto iniziale e ci avviamo le catenelle che vi lascio indicate qui in basso insieme alla misura in centimetri. Ok, fatte le nostre catenelle, adesso non faremo altro che tornare indietro a maglia bassa, quindi punto semplicemente l'uncinetto nella seconda catenella e vado a lavorare una maglia bassa. Lavorerò così una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Ok, terminata questa riga, volto il lavoro, faccio una catenella. In questa riga dovremo lavorare un aumento ad inizio e fine riga. Quindi nel primo punto vado a lavorarmi 2 maglie basse. Poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni maglia sottostante. E nell'ultimo punto andiamo a lavorare un altro aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Ok, ora voltiamo di nuovo il lavoro, facciamo una catenella e in questa riga non dovremo far altro che lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Quindi alterneremo una riga di aumenti ed una riga di sole maglie basse senza aumenti. Ripetiamo la seconda e la terza riga per il totale di righe che trovate indicato qui in basso. Dunque ragazze, io con gli aumenti mi fermo qui, ho alternato per 6 volte la riga di aumenti con la riga senza aumenti. Ora andremo semplicemente a lavorare delle righe senza aumenti, quindi lavorando una maglia bassa in ogni maglia sottostante per il totale di righe che trovate scritto qui sotto insieme alla misura in centimetri nel caso vi occorre. Quindi cosa si fa? Catenella, si volta il lavoro e si procede lavorando una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino a raggiungere comunque il totale di righe che è scritto qui sotto. E in questo totale di righe ovviamente è calcolato partendo dalla prima riga di maglia bassa, quindi da qui fino all'ultima che andremo a lavorare, perché poi comunque ci saranno le righe di diminuzioni che andranno lavorate nello stesso modo
in cui abbiamo lavorato la parte degli aumenti, quindi andrà lavorata semplicemente a specchio. Quindi si procede in questo modo, lavorando le maglie come si presentano, senza fare ulteriori aumenti. Ovviamente, se poi volete ingrandire e aumentare questa parte in diagonale, voi volendo potete aumentare anche le righe di aumenti, per quello non ci sono problemi. Potete gestire lo schema come più vi piace. Bene, una volta lavorate tutte le righe, quindi raggiunta la misura che vi avevo lasciato indicato, comunque la misura che avete scelto di lavorare, dovremo andare a lavorare la parte delle diminuzioni. Quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e dovremo andare a lavorare in questo modo. Dovremo lavorare una diminuzione ad inizio e fine riga, quindi per quanto riguarda l'inizio riga andiamo direttamente a saltare un punto e passiamo a lavorare nel prossimo punto. Quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino ad arrivare alla penultima maglia. Quindi puntiamo l'uncinetto nella penultima maglia, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nell'ultima maglia, prendiamo il filo e chiudiamo tutte le asole insieme. In questo modo avremo creato una diminuzione. A questo punto dovremo semplicemente alternare la riga di diminuzioni con la riga di sole maglie basse per il totale di righe che vi lascio indicate qui in basso, ma ovviamente noi già le sappiamo perché dovranno essere pari al numero di aumenti, quindi lo stesso numero di righe insieme alla stessa misura di centimetri. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci vediamo per rifinire il nostro pannello. Lavorate tutte le righe e adesso andiamo a terminare con una riga di maglia bassa, quindi lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia sottostante. E dopodiché dovremo andare a rifinire tutto il nostro pannello a maglia bassa, quindi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia sottostante, ricordandoci sempre dell'aumento che va fatto in ogni angolo. Quindi in ogni angolo andremo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa in ogni angolo. Terminato di rifinire tutto il nostro pannello, andiamo a tagliare il filo e chiudiamo con asola di chiusura.
Ora dovremo andare a creare i laterali della nostra borsa. Come potete vedere, io sul pannello mi sono segnata con dei marcapunti, diciamo, la parte che ho lasciato come fondo, quindi le maglie che ho fatto in più rispetto ai due pannelli. Quindi, se voi preferite segnarveli, io ne ho marcati 8, compresi ovviamente i punti marcati, quelli centrali sono 6. Quindi io andrò ad utilizzare un filato diverso perché il filato base l'ho terminato, cioè comunque ne ho, però non è abbastanza. Quindi vado ad utilizzare un bel colore in contrasto che è questo giallo un po' fluo. Mi andrò ad agganciare direttamente sul pannello, quindi mi creo il cappietto iniziale e mi vado ad agganciare in questo modo. Quindi dovrò prendere l'asola interna della maglia che mi ritrovo sul pannello, in questo modo, punto proprio l'uncinetto entrando in questa asola, e vado a lavorare una semplice maglia bassa. Farò lo stesso per gli altri punti che mi ritrovo sottostanti, quindi io parto proprio dal punto che si trova dietro il marcapunti fino ad arrivare al prossimo punto che si trova dietro al prossimo marcapunti. In totale mi vengono 7 punti. Quindi terminata questa riga, adesso procedo normalmente lavorando una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino a raggiungere il totale di righe che vi lascio indicate qui in basso insieme alla misura in centimetri. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci vediamo per cucire il nostro laterale. Quindi a questo punto andiamo a cucire il nostro laterale, io lo farò a maglia bassissima. Quindi senza tagliare il filo avvicino l'angolo del laterale allo spigolo del pannello. Quindi dove terminiamo gli aumenti si crea quello spigolo, noi andiamo a far combaciare le due maglie e andiamo ad unire ogni maglia a maglia bassissima. Calcolate che comunque avremo il giusto numero di maglie, quindi non dobbiamo saltare nessuna maglia. Nella parte della base non dovremo unire nulla, ma andiamo comunque a rifinire con una maglia bassissima nelle catenelle che ci sono rimaste scoperte. E poi procediamo cucendo anche l'altra parte del laterale. Terminato il lavoro mi rifinisco la parte superiore del laterale, così vado poi a nascondere il filo meglio. E poi vado a tagliare il filo e chiudo con asola di chiusura.
andrò a ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro laterale. Bene, cuciti entrambi i laterali, a questo punto dobbiamo semplicemente andare a cucire la nostra catena. Per questo passaggio potete fare un po' come volete, io la cucirò in questo modo come vi mostro in video, quindi vado innanzitutto a bloccarmi il filo. Poi lo faccio passare al di fuori del pannello ed inizio la mia cucitura entrando ed uscendo sia dalle maglie della catena che dalle maglie del pannello. Quindi me la vado a cucire tutta intorno. E una volta cucita tutta la catena, per quanto riguarda la catenella che farà da manici della mia borsa, vado ad utilizzare una catenella un po' più sottile, quindi la vado semplicemente ad agganciare e la nostra borsa è pronta per essere indossata. Dunque, io spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, è un progetto che mi avete richiesto veramente tanto, 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 in tantissime. Io finalmente sono riuscita a farvi questo tutorial. Io ho portato qualche modifica perché comunque ho regalato questa borsa a mia madre, quindi ci ho messo una chiusura a calamita e ho rifinito la catenella che capita sulla spalla, perché comunque una volta che ci vai a mettere del peso all'interno della borsa, la catena a lungo andare fa un po' male. Quindi ho rifinito con l'uncinetto, vanno fatte semplicemente delle maglie basse all'interno delle maglie. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo progetto, se lo avete già realizzato in passato. Lasciatemi un bel pollice in su per farmi sapere che comunque vi è piaciuto. Vi invito a condividere il tutorial con tutte le vostre amiche creative se appunto vi è piaciuto il tutorial ed iscrivervi al canale per non perdere tutte le prossime novità. Ovviamente seguitemi anche su tutti i miei social, Facebook, Instagram, perché pubblico tutte le anticipazioni dei prossimi tutorial. Quindi io vi ringrazio per aver seguito anche questo tutorial e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!